Salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi partiamo con un nuovo video di Disassembly che in realtà non è poi così nuovo perché, se lo riconoscete bene, trattasi nuovamente del Redmi 10C, che tra l'altro è proprio lo stesso Redmi 10C del quale ho postato il video tipo 3 mesi fa, al quale cambiavamo lo schermo. Perché riporto nuovamente questo cellulare sul canale? Probabilmente se mi seguite avrete già capito il perché. Perché l'altra volta ho sostituito lo schermo con la versione con frame, ma purtroppo abbiamo visto insieme che si è rivelata una pessima idea, perché ci ha portato via tantissimo tempo, abbiamo dovuto travasare tantissimi componenti. Tra l'altro poi nel mio caso avevo un problema nel carrello SIM, ovvero aveva preso una botta il telaio e non mi entrava bene il carrello SIM, quindi ho dovuto limarlo, allargarlo, con il rischio anche di rompere lo schermo, e mi è andata bene. Però caso vuole che lo schermo sia rotto nuovamente, quindi a questo giro, per far prima e per portare appunto un nuovo contenuto sul canale che non c'è, così colmo questa lacuna, vado a sostituire lo schermo di questo cellulare con la versione no frame, e vi posso assicurare ragazzi che si fa davvero molto prima. Ma io direi di non perderci in altre chiacchiere e partiamo subito con il video. Sigla. Bene ragazzi, eccoci qua pronti per smontare questo cellulare. Vi premetto che sto commentando in post produzione questo video, quindi andremo a vedere soltanto gli step principali, perché comunque sia già abbiamo smontato questo cellulare in un altro video e secondo me ripetersi troppo non ha senso. Comunque partiamo subito aprendo la back cover di questo cellulare, avendo l'accortezza ovviamente di smontare prima il carrello porta SIM, e poi una volta tolto passiamo alla rimozione della back, che non è incollata come sui classici telefoni di fascia media alta, ma è semplicemente ad incastro. Io mi aiuto con un tool in plastica perché con le unghie, dato che le ho tagliate, non riesco. E fatto ciò, apriamo la back cover. Bene, a questo punto ci apprestiamo a rimuovere tutte le viti della parte superiore del telefono e mettetele in un posto dove potete ritrovarle senza problemi. E inoltre in basso a destra vedete che c'è un bollino della Xiaomi, quello se riuscite vi consiglio di preservarlo senza andarlo a rovinare. Basta scaldarlo un po' o sollevarlo piano piano. Fatto questo ragazzi, una volta tolto tutte le viti, togliete la protezione di plastica, andate a staccare il flat dell'impronta e a questo punto scolleghiamo la batteria per prima cosa. Ora bisogna togliere la batteria, che potrebbe essere più o meno difficile questa operazione, dipende se è la prima volta che smontate la batteria o no. Io comunque ho scaldato leggermente il telefono per farla venire via meglio, come vedete si è tolta in un attimo. Bene, ora che abbiamo tolto la batteria e che abbiamo il flat dell'LCD libero, io vi consiglio come al solito di andare a collegare innanzitutto il flat vecchio e andare a collegare il nuovo display. In questo modo eviterete brutte sorprese nella fase di montaggio successiva. Quindi riepiloghiamo, colleghiamo il nuovo display, lo andiamo a testare per bene, ovviamente facendo un po' un collegamento così al volo. Vedete se il touchscreen funziona, se il display funziona, se tutto va come dovrebbe andare. Se il test è positivo, possiamo passare allo step dopo, ovvero quello della rimozione del display danneggiato.
Notando, ho preferito rimettere la protezione superiore in plastica che copre la scheda madre, semplicemente per un fattore appunto di sicurezza in fase di montaggio e smontaggio del vecchio nuovo display, semplicemente per quello. Poi smontiamo anche la parte sotto di questo smartphone, quindi rimuoviamo tutte le viti, togliamo la cassa, anche il bollino come al solito. E poi, una volta fatto questo, scolleghiamo il flat che trovate e siamo pronti alla rimozione dello schermo. Per togliere lo schermo ovviamente vi basta un tool tipo iSesamo, entrate da una parte sul display e verrà via senza grossi problemi. Se non viene via, come in questo primo caso iniziale, basta scaldare il cellulare e sarà che un po' il ricambio non era originale, ma come vedete si è scollato in men che non si dica. Noterete anche come la serigrafia dei due codici dei display non è uguale, perché secondo me quello che ho comprato a destra è originale e quello a sinistra invece non era ovviamente originale. Notiamo anche un altro particolare, che sopra il flat dell'LCD c'è un QR code che non c'è su quello a sinistra. Vabbè, queste sono piccolezze comunque ragazzi. A questo punto cosa dovete fare? Bisogna ovviamente passare alla cosa più noiosa, ovvero la pulizia accurata e, mi raccomando, accurata del telaio, perché se facciamo bene questa operazione poi la fase di montaggio sarà ancora più semplice, perché non ci saranno residui eccetera. Quindi spendete quei 5-10 minuti a fare questa operazione, fatela bene e vedrete che non ci saranno problemi. Una volta fatto ciò, io vi consiglio anche, prima di incollare lo schermo, di provare a vedere se il ricambio che avete comprato entra perfettamente nel frame senza problemi. Controllate che non ci siano cose che fanno spessore eccetera, perché poi tornare indietro è un macello. Quindi, una volta appunto fatto questa verifica, che si fa veramente in 20 secondi, rimuovete lo schermo e procedete ad incollare il frame. Io utilizzo personalmente la colla T7000, quella nera, che la trovo migliore rispetto alla B7000 che è trasparente, ma come qualità di incollaggio è la medesima, diciamo che la preferisco semplicemente perché è nera, e dato che il telaio è nero, secondo me è meglio così. Dopo che avrete applicato la colla sul telaio, provvedete a incollare il display. Fate un po' di attenzione nell'allineamento del telaio con lo schermo, ma se fate con cautela vedrete che non avrete problemi. Fatto ciò, io vi consiglio di lasciare un attimino il telefono in pressione, anche 2-3 minuti, semplicemente per far aderire un pochino la colla. Non è fondamentale questa cosa, però io la farei, infatti l'ho fatto come avete visto. Fatto questo, mi appresto a ricollegare tutti i vari flat che bisogna ricollegare. Ovviamente non serve di pulire anche il sopra dei connettori, io lo faccio semplicemente perché non mi piace molto vedere le impronte. Comunque, dopo che avete ricollegati, rimettete la cassa inferiore e riavvitate tutte le viti. Una volta fatto questo, collego il flat dell'LCD, provvedo anche a fare la piega del flat che servirà per farlo incastrare bene con la batteria, se no ovviamente si collocherà male. Fatto questo, se volete rimettete del biadesivo nuovo sulla batteria, io nel mio caso non l'ho fatto perché quello vecchio ancora incollava. E dopo aver ricollegato tutto quanto, non vi resta che rimettere la protezione superiore in plastica che
copre la scheda madre. Come vedete qui vi facevo vedere il QR code che vi dicevo del flat dell'LCD, niente di che. Qua invece piccola chicca, insomma, così mi sono accorto che, come vedete, quel foro della fotocamera è finto e c'è il foro predisposto per una possibile fotocamera superiore supplementare che magari viene utilizzata per telefoni di fascia più elevata, non lo so, è una supposizione, però generalmente funziona così, fanno la scheda madre uguale per tutti e poi la personalizzano. Vabbè, oltre a questo, andando avanti, rimetto la plastica come vi dicevo, riavvito tutte le viti. Una volta fatto questo, rimetto anche i bollini nella loro posizione e direi che ci siamo. Come ultimo step finale, ovviamente, cosa bisogna fare? Richiudere la back cover piano piano facendo inserire tutte le clippettine, rimettere il carrello porta SIM e porta micro SD nella sua posizione corretta ed il gioco è fatto. Riaccendiamo il cellulare giusto per fare una prova del 9 che funzioni tutto, quindi provate tutte le varie cose del caso che ritenete opportune e direi, ragazzi, che per quanto riguarda questo video tutorial finisce qui. Io spero che vi sia stato d'aiuto, se ovviamente ci sono domande e dubbi postate pure un commento qua sotto nel video dove risponderò nel più breve tempo possibile. Come al solito in descrizione ci sono i vari tool o strumenti di registrazione che ho utilizzato per creare questo video. Io credo che per oggi sia tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!